Un grandissimo saluto a tutti e benvenuti al nostro primo appuntamento settimanale con Ranch Simulator. Ciao mitico Ferlbus, buon pomeriggio a te carissimo. Come stai? Bene qua, siamo pronti per partire. Ok, direi che possiamo anche cominciare la nostra bella avventura. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Fabrizio Dab1 sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Uno RGK539 sta ospitando la diretta. Uno ospiti. Eccoci qua, un caro saluto a tutti, grazie mille per essere accorsi così numerosi anche oggi. Speriamo di poter andare avanti con la sfida qua, con Ranch. Allora, carissimo Fanbus, ti do io la benvenuta, anzi bentornato a te, che oramai tu qua sei di casa. Allora, ragazzi, vediamo un po', l'ultima volta che siamo venuti nel Ranch abbiamo costruito un pollaio nuovo, ma ho la vaga impressione che le galline qui e tutti i pulcini stiano strettini, quindi molto probabilmente sto valutando eventualmente di costruire un attimino un pollaio tipo questo qui. Allora, intanto vediamo se dobbiamo mungere sicuramente le mucche. Ok, questo è vuoto. Qui c'è ancora. Oh! Eccoci qua. Allora, trovali qua, come si chiamano? Le mangiatoie sono piene. Ok. Mi auguro che la live sia stabile, quindi vi permetta di poter vedere la live in maniera decente. Vediamo un po'. Sembrerebbe di sì. Ok, per il momento diciamo che sta andando abbastanza bene. Purtroppo non so perché Ranch è l'unico, anzi facciamo così. Ecco qua. Allora, purtroppo su questo gioco è molto complicato il funzionamento della webcam, quindi per il momento non la utilizziamo. Ti sei divertito? Sì. Ah sì, Fermus. Allora, sono sempre presente. Questo sì, sei il number one. Cerco anche io di fare la stessa cosa con te. Allora, questo è Totò. Grande, grande live. Oh, caccia. Fernbus08 ha appena brindato con 5 caffè. Grazie mille. Grazie mille, Fanbus. Grazie per i caffettini. Purtroppo quando porto sto gioco c'ho sempre problemi di perdita di fotogrammi qua e quindi purtroppo devo per forza non usare la webcam. Comunque Fernbus, grazie ancora per il tuo supporto. Allora, lei è stata già monta. Non ho capito perché mi si è trovato. Si è trovato il vitellino là. Allora, ora manca lei. Neverwinter. Oh, Ita! Scusa, mo ci ho fatto caso. Buon pomeriggio a te. C'è anche il mitico Fernbus in questo momento con noi. Il grande unico Fernbus 08. Ce l'abbiamo solo noi. Ah, ragazzi. E oggi ci mettiamo un po' qua sul ranch e portiamo avanti un po' di. Funicolare senza corrente!
Fernbus, questo è il segno, e la maggior parte delle volte è Fernbus che mette questo sound alert, quindi sbaglierei difficilmente. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie Ita per aver suonato lo spot dell'amico I Piani, e allora mandiamo anche il mitico sound alert del grande Fernbus 08 che sta qui. Fernbus, quando guidi l'autobus ti ci fatti confisciare le risate come sai fare, perché tu sei Fernbus. Esattamente ragazzi, Fernbus, 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 quando guidi l'autobus. Oh yes, oh yes. Allora, vediamo un po' se va meglio così. È bello pesantuccio sto ciolino qua. Allora, questo devo fare. Ah, sì, giusto. Allora, andiamo a riempire anche le mangiatoie qua. Non so se ce l'ho fatta, ma nei dubbi. La rifacciamo. Chiedo ancora scusa, ma purtroppo qua su Ranch non riesco a fare la lives con la webcam, perché ogni volta che la metto in funzione, qua praticamente mi va a frizzare un po' tutto, e quindi non devi dare di perdere parecchi fotogrammi, cerco di ridurre al minimo. Cerco di ridurre al minimo il cosiddetto frame dropping, ovvero la perdita di fotogrammi. Allora, purtroppo mi sono trovato un piccolo video lì, me la sono trovato schiantato a terra. Non ho capito perché. Ma noi non ci perdiamo d'animo. Allora, uno, due, tre. Due, tre. Lui è Totò. E infatti qua mi sa che dobbiamo, acquistare un'altra mucca qua, mucca da latte. Eh sì, allora questo lo devo portare un attimo sopra. E io vago! E io vago! Giustamente. Allora, l'altra volta che cosa ho fatto? Salsiccia di maiale. Maiale. OK. Ah, fammi accendere sta luce qua, altrimenti poi quando viene sera non si vede nemmeno un tubo, anzi qua più che i tubi non si vede nemmeno un armadietto. Ecco qua. Ragazzo, ragazzo. Allora, boh. Ah, io qua c'ho un sacco di formaggi e muffa blì. Sì,
mi devo andare a vendere. Eh sì, vediamo un po' se il ristorante ci fa un bel prezzo. E portiamo un po' di formaggio fresco. Formaggio fresco, formaggio bello. Qui, Tiv, buon pomeriggio e buona carica caffeina fatta, se l'hai fatta, o altrimenti buona carica caffeina eventualmente se la devi andare a fare. L'importante è farla sta bella carica caffeina. Ma puoi prendere anche qualche altra cosa, che ne so, la tisana, il Caffè tè. patacca, il caffè che spacca. Ebbene sì, come dice il mitico Ita, il caffè patacca è il caffè che spacca, ed è il caffè spacca sonno. Ottimo. Quindi già hai carica caffettato. Ottimo. Io prima di andare in live ho sorseggiato un bel caffettino, ho fatto bolla a bolla. Detto, oh, vado bella pimpante in lives. Ah, non ricordate che ho fatto. Sì, al momento sì. Però fammi vedere una cosa, mi pare che. Pare che mi sono scordato quello che devo dire. Vabbè, come ho detto. Allora, intanto darei un'occhiatina al ristorante se c'è bisogno di qualcosa, che qua ci sono dei bei soldini da recuperare. Formaggio muffa blu, formaggio muffa bianco. Facciamo un salto al ristorando. Vediamo cosa ci chiedono qua. Ancora c'è sto solito problema di questa cosa che flash qua, ma non ho capito perché fa così. Non ho capito. Ah, e vabbè. Mettiamo tutto basso, questo mi dice di riavviare. Ma non capisco perché in alcuni punti, oppla, mi lampeggia. Ecco qua, mi è allontanato qua e non lampeggia più. Vabbè, puoi sempre prendere un tè. Vedremo di inventare una una bevanda alternativa. Così anche tu potrai usufruire e sorseggiare. Allora, perfetto. Salsiccia di pollo. Wow. Però io quasi quasi. Arrivato a questo punto, mannaggia, dovete sapere ragazzi che guidare su questo gioco è molto molto difficile, e quindi quando scrivo, quando nel sound alert punto esclamativo Sarragippo ho detto goppa range, ci fai caputta meglio. Su Rage, anche su Rage Simulator ci fa ribaltare. Ed effettivamente non è cosa facile guidare qui su Rage, eh? Allora, continuiamo, arrivo adesso punto. Continuiamo. Oh, è diventato 42. Continuiamo la nostra produzione di fromage, la produzione di fromage.
La production de fromage, voilà. On va continuer. Oui, si a fatto la messa lì. Ah, fringuellaccia, ecco, mo la rinvito. Qua è messa, qua è messa. Chiudo. Stessa cosa qua. Oh, K. Allora, questa è muffa bianca, mi sa. Sarra. Punto esclamativo, suoni. E poi vi esce la lista dei suoni. Sarragippo come Sarracino. Grande Ita. La dedichiamo al mitico Fernbus. O Sarracino. O Sarragippo, 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 Sarragippo
insieme al mitico La Zappa Storta, insieme al mitico Gippo e naturalmente insieme alla nostra Chiara nazionale, anzi Chiara che è diventata internazionale. Ce la chiedono ovunque. Come se è finito, facci la miseria. Nein, sag ich bin. Ah, tu guarda un po'. Oggi mi sa che appena posso devo modificare un poco o pullare. Anche se con i calloni, con i galli là, la vita dura, dura, dura. Quindi devo creare un'area appositamente per metterci le galaine. Ein Sachajip. Poi ci prepariamo tutta una serie di formaggi a muffa blu. Facciamo 3 a muffa blu e 3 a muffa. Quanto sono? 3, 5. Allora facciamo 6, 12. Facciamo 15 a muffa bianca e 15 a muffa blu. Quindi facciamo così, ne facciamo un'altra, questa muffa qua, e poi prendiamo qua, e adesso facciamo questa muffa bianca, così andiamo in pari. Mamma mia, come lampeggia. Sarragippo, Sarragippo. Stasera poi alle 19 ci andiamo a divertire con il mitico Fernbus 08. Fernbus, non so se ci sei ancora. Mi dici cosa porti di bello questa sera? Questa sera andiamo da Fernbus. Ci facciamo due risate. Le risate a crepapelle, ne vedremo delle belle, fanno bussole ali, fanno bussole ali. Aie aie. Voilà.
Allora adesso tutta muffa bianca. Questo, ecco, mo la riempita. Mi sa che devo acquistare un'altra mucca. Perché ne sono tre. Ho due vitellini, però ci vorrà ancora un po' di tempo prima che possano produrre latte. Iter 2165, one nation, one station, come dice la PlayStation. Altre due porzioni e poi dobbiamo assolutamente dovremo raccogliere un po' di soldini, in teoria. Ci sono mucchio ma mucchio di cose da fare qua nel ranch più pazzo del mondo. Crazy Ranch. Ah, questi sono 5, oh, ne mettiamo un paio qua. Quelle muffa blu costano 200 ogni sacchetto di muffa. Qua reagente per creare la muffa blu di formaggio costa 250 dollari. Avete capito bene? 250 dollarucci. È bello consistente. Allora continuiamo a produrre naturalmente, naturalmente on va continuare. Produire du fromage blanche, blanc. Andiamo tutti da fermo, bus da fermo, bus da fermo, bus. Andiamo tutti da fermo, bus. Ci andiamo a divertire. La ram. Volevo approfittare anche per ringraziare come sempre tutti coloro che si iscrivono al canale quando sono offline e anche coloro che si affacciano in maniera curiosa nel canale. Perché magari hanno sentito parlare del mitico Zappa Storto che non sono io. Lasciamo un cibo. Nel frattempo che si cuoce. Ecco qua. Che ha fatto questo? Qui, che è successo? Perché non mi dà più? Ah, ecco perché. Certo. Io dicevi com'è possibile. Ho tolto la pentola. Ai ai ai. E infatti, ecco qua. Ah, però. Questo è vuoto.
il salto della quaglia, che se la squaglia. Olé, 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 olé. Fenbus, Fenbus. Grazie ancora per i bitterini, caro Fenbus. Non so se sei in Ives. Ti ringrazio di cuore. Grazie per il sostegno. Scusa se non ti ho ringraziato prima. Grazie ancora per il tuo sostegno. Big sostegnos. Facciamo queste ultime due porzioni. Ci ammacco qua. Ci andiamo a mettere in posizione di riposo. Zio Giovanni, zio Giovanni, zio Giovanni. Zio Giovanni. No, che ho fatto? L'ho mischiato. No, che ho fatto? Vabbè, non fa niente. Sembrava scordato, sta facendo un muffa play questo. Va bene così. Dopo ci andiamo a fare una bella facciatina nel programma di Fenbus 08. Fenbus 08, un nome e una garanzia. Oh yes, oh yes. Meno male che Fenbus c'è. E intanto ieri Fenbus, per chi si fosse perso la puntata di il suo appuntamento con Bus Simulator, li ha beccati tutti, tutti furbacchioni. Allora, carichiamo un attimo questi cosi qua. Fiaschetti, come si chiama? E andiamo verso la stalla, verso la stallation. Un po' se le mucche hanno bisogno di qualcosa, beh, naturalmente andremo ad acquistare anche una mucca. Ecco, mi sono scordato un'altra qua. No, vabbè, non è un problema. Questa quanto sta? Ah, 28, ok, allora mettiamo tutto qua. Poi andiamo a caricare subito, subito il granaio qua. Ecco qua. Ecco qua. Abbiamo da mangiare alle nostre mucche. Allora, adesso andiamo ad acquistare una nuova mucca. On va acheter une nouvelle vache.
andiamo a comprare la mucchetta. La vacherie, on va acheter la vacherie. Est-ce que vous rappelez de la publicité pendant les années 80-90? Il y avait une publicité qui s'appelait la vacherie. Et je me rappelle très bien de cette publicité-là. C'était la vacherie. Il faisait des fromages. Et maintenant, nous, on va acheter une vache, une nouvelle vache. Ouh là là! Ah, je vais y être n'importe exagérate. Prepariamoci. Allora, sto pensando, visto che mi trovo, acquisterei pure. Buongiorno, cena è fa. Vado a fare un po' di spesa, ci vediamo dopo. Allora, mucca, 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 mucca. Ecco qua, mucca da carne, no. Mucca da latte, ecco qua. Allora, poi che altro mi serve? Per il momento c'ho tutto. Sì. Mangime, questo ce l'abbiamo. Ok, ok, andiamo subito, subito. State pure, arrivederci signor. Oh, vieni qua. Vieni un picchetto. Voilà, che devo prendere? Mi sono scordato. Ah, giusto, la latta per il latte. Eccola qua, il bidone per il latte. Che adesso avremo anche una buona autonomia perché le mucche, man mano che crescono, da adulte produrranno 14 litri di latte ognuna, non più 7. E vedo scodinzolare la nostra nuova amica Pelosetta, la nostra mucca. Mucca, mucca Carolina, tu sei tanto bellina, anzi tu sei tanto birichina. Allora, adesso dobbiamo entrare dalla parte posteriore della stalla, perché altrimenti le mucche che sono sulla parte frontale, o meglio, dove c'è la loro mega struttura. Questa qua ci sarebbe il rischio che le potremo trovare fuori, quindi per evitare ciò dobbiamo fare il giro là. E questo mo mi incastro? Incastro? Sì. Zichuan, 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 wa, wa. Zichuan, 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 wa, wa. Ecco qua. Aspetta, aspetta. Più avanti. Sì. Speriamo che non mi hanno sgamato. Ma guarda, questo dove sta? Io questo mo devo farlo entrare. Fammi dire un attimo una cosa. Allora, mi conviene, beh, sì, ho fatto il giro inutilmente. Ah, è giusto perché ho fatto il pre-ingresso, quindi ho creato una specie di piccolo box nel quale entrare con la mucca e poi
infatti. Ok, allora. Questa possiamo anche aprirla. Zijuan, 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 wow. Ui, Mucca, vieni. Vieni qua, zio, vieni. Mo vai a conoscere a Totò, vai a conoscere a Titino. Guarda chissà. Vieni, cara, vieni. Vieni, cara. Oh, cappa. Benvenuta, cara. Ti auguro buona permanenza. Ok, mo riportiamo le latte dentro. Ah, allora, questa qua la piazzerei già qua. Ma guarda un po'. Mi hanno fatto il caccuccio qua, 6 di 21, 17, carichiamo, accendi, vai, ok, allora Totò, tutto a posto. Vitalina. Mi sono scordato di pulire qua. Oh, è cresciuto però, eh. Brava zio, bravo. Oppala. Vediamo se c'è qualche altra cosa da togliere. Mi sembra di no. Oh, questo non c'è, no. Ah, questo è l'ultimo che ho portato, ok. Ora però mi tocca mettere il nome. Ah, devo prendere la targa. Questo, ma senza nome, scusami. Vieni un attimo qua, abbi pazienza. Grazie cara, gentilissima. Allora, questo è pie. Ah, questo è non è. Ok. Ok, grazie. Allora, vediamo Sofì dove sta. Sofì, eccola qua. Stava vicino a Totò. Ma qua c'è Maya, ragazzi. Aia, mi ero proprio scordato. Caspiterina. Alla faccia del bicarbonato di soda. Mi ero completamente dimenticato. Grazie, cara. Mi ero completamente dimenticato. Queste P e la portiamo in laboratorio. Allora andiamo a controllare un attimo come stanno i maialozzi qua. Cacchio, ancora un altro. Mi sono scordata. Abbiamo creato
questo piccolo spazio dal quale poter entrare ed uscire in maniera agevole. Un po', ah, io qua devo chiudere gli sportelli però. Scendiamo tutto, sì, devo andare a controllare come siamo messi con il cibo, con il super maialozzi. Teoricamente dovrebbe esserci quasi tutto. L'ingresso dovrebbe essere, eccolo qua, sta qui. Allora, sta tutto qua dietro, ecco qua, ci assicuriamo che abbia cibo ed acqua in abbondanza. Ovviamente queste due strutture sono state costruite l'anno scorso, o meglio, in una delle ultime live del mese di dicembre. Oh, cacchio, ma qua? Ma aspetta, ma qua non ci sta niente, però. Oh. Ah, vabbè, stanno qua, però. Cacchio. Di qua non le ho costruite. Oh, mamma. Oh mamma mia, devo costruire anche qua poi. Ora progettiamo un po'. Allora, qua si potrebbe provare a fare una cosa. Uno così e una beveratoia. Ecco qua. Quindi facciamo la stessa cosa qua. Una beveratoio e un trogolo, come si chiama questo? Un trogolo e una beveratoio. Stessa cosa di qua. Anzi, qua salterei un punto, lascerei un punto aperto. Iniziare da qua. Uno qua. Uno qua. Farei così. Lo metterei qua. Abbeveratoio, costruisci abbeveratoio, ne mettiamo uno qua, anche se non devo farne crescere troppi, altrimenti rischiamo che poi ci schioppano, come è capitato l'altra volta. Ok, allora qua, sta pure nevicando. Ok, qua alla fine ci abbiamo tutto. Togliamo la visuale in prima persona e andiamo avanti. Ricarichiamo.
per sicurezza. Questi ci fanno uno scherzetto. Gravida, mi sa. Oppla, bravo Cervus. Cervus. E ti chiude il cervo. Cervo, vuoi entrare in casa? Vai, vai. Fai pure. Allo Sherpiatten. Allora, vediamo a che punto siamo qua. Ok, questa è quasi finita. Uffa, bianca sono quelle più veloci. Quindi abbiamo imparato anche un'altra cosa, che il formaggio a muffa bianca è quello che si produce molto più velocemente. E quindi muffa bianca, questa è muffa blu, infatti. Allora, iniziamo a togliere quella muffa bianca. Das Spiel ist nicht dieses Spiel ist sehr gut, molto buono, ja, molto molto buono, molto ben fatto, ja, wunderbar. E dai su. Questo, ora li appoggiamo sul tavolo qua. Questo è vuoto, poi questo è qua. Questo lo lasciamo aperto visto che è vuoto. Questo lo lasciamo aperto, chiudiamo solo questi. Allora, noi ci prepariamo quasi quasi a vendere il formaggio, quindi io direi di iniziare a caricare sull'auto le forme di formaggio a muffa blu. Solitamente sono quelle che pagano anche molto bene. In conclusione, cosa abbiamo fatto oggi? Beh, abbiamo acquistato una nuova mucca. Abbiamo prodotto un bel po' di forme di formaggio e vediamo anche di venderne qualcuna, almeno recuperiamo qualche spesa qua. Oh, ecco lo scelbiatte. Sì, tutto a posto, c'è il Biatten. Si è incastrato. Si è incastrato l'amico Cerbiatten.
Wunderbar, wunderbar. Rieccoci qua. Allora, scusatemi, adesso riprendiamo. Se meno male che Maurizio c'è, Maurizio c'è, Maurizio c'è, Maurizio Max. E facciamo un po' di zumba, così ci teniamo anche in forma, pronti per domattina per andare a vendere un bel po' di formaggio lì. Sperando che ci paghino bene. E meno male che Maurizio c'è, brava, un pezzo, Maurizio c'è, un pezzo, Maurizio Max, un Vai collino. La zappa storta, la zappa storta. Maurizio, Max, lui c'è. Oh yes, oh yes. Oh yes, esattamente. Dai, su. E chiama Bella. Chiama. Ci siamo riusciti. Questi mi sa che li dobbiamo portare in un secondo momento. Eh sì. Ci sono tante cose da fare qua. Ma allora andiamo a dormire nella casa che è tanto tempo che, ops, non ci vado a dormire. Per noi qua è sempre Natale. Spegniamoli. Accendiamo la luce. Luce. Dov'è l'interruttore? Eccolo qua. Apposta. Il combaruzzo pare. Ecco qua. Voilà. Buongiorno, segno. Allora andiamo su a vedere il formaggio. Al ristorante. Risto spis.
ragazzi, ragazzuoli miei, come dice il mitico Nazario Nesta, sono 3.000 euro su che abbiamo recuperato le spese. Ottimo, ottimo direi. Oh lady Chiara, a che in un ranch ridere ci fai? Oh lady Chiara, anche col trattore non devi mai. Oh lady, oh lady Chiara. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Eh sì, direi che oggi tutto sommato ci è andato di lusso, direi. Vediamo se qualche forma di formaggio blu si è stagionata, ma dovrebbe essere tutta muffa bianca. Altri muffa blu, dai, su, che sono tanti bei soldini qua. Dai ragazzi, su. 6 forme di formaggio. E sono soldini. 98. Diciamo così. Prepariamo. 2 pile di formaggio. Ah no, ne abbiamo venduto 12. No, non 12. 3 per, sì, 3 per 4, 12. Sì. 99, 97, ok. Qua è muffa bianca, sì. Infatti, ho capparocero. Oppa. Ecco qua. Muffa bianca, sì. Muffa blu, eccoli qua. I formaggi a muffa blu, eccoli qua. Senza volerlo sono stato anche molto fortunato. Ecco qua. Come dice il mio carissimo amico radioamatore Matteo, 1 Alfa Tanga 284. Ecco qua. Il mitico gran maestro della radio CB. Il gran maestro radioamatore. Giro. Oppala. Peppril, quelle pizze ti vendono due. Esattamente. Qui, Fen. Bentornato. Facciamo suonare anche l'inno del mitico Fenbus 08. Ladies and gentlemen, please stand up for the anthem of my friend Fernabus 08. Applausi, oh yes. Oh yes. Ci sta lo Fernabus. Oui. Non fare scherzi. All'amico Fenbus bisogna far suonare l'inno del canale. Eccolo qua. Ottimo. Fenbus, quando guidi l'autobus ti ci fa chi sconfisciata le disate con sé fa, perché tu sei Fenbus. Ottimo, abbiamo fatto anche un po' di pubblicità al canale di Fenbus 08. Se non lo seguite, cosa improbabile, vi invito a passare nel suo canale e naturalmente a lasciargli un bel follow e a seguirlo, perché è molto ma molto divertente. A proposito, ho notato, vedi che a fine mese, secondo me,
800 li fai tranquillo a fine mese, ma secondo me fra qualche settimana, io penso che non di 2 settimane, e fare cifra tonda. Wow, Fenbus 800 followers. Ah, wow, fai sciare bicarbonato di sodio. È un ottimo, ottimo, ottimo e grande traguardo. Anche qui, fortunatamente, nel giro di un annetto abbiamo deca o sarraggi o sarraggi o sarraggi o sarraggi la ecco parreggio, ecco parreggio, legge simuleto, simuleto, quando guida ce fa caputta. Nein, saga cipen. Fernbus, ci è mancato pure a me che mi ribaltassi. Più tardi andiamo a divertirci nel live di Fernbus alle ore 19. Il nostro grande amico Fernbus farà una delle sue live divertentissime. È tutto sommato. Direi che abbiamo abbondantemente ammortizzato le spese della nostra amica mucca. Il mitico Fernbus. Oh yes, oh yes. Ho visto, fatta, sono, ho visto pure che le visualizzazioni sui tuoi video stanno aumentando, sta andando veramente bello forte, alla grandissima, come direbbe il grande Gigione. E Gigione, per chi non lo conoscesse, Gigi One è un artista campano molto conosciuto come la con una sua vecchia hit che si chiamava La Campagnola. Ok, allora ragazzi, io direi che per oggi l'appuntamento con Ranch Simulator, lui, alzati, termina qui. Vediamo un po' a chi fare il ride. Ah, mi sta chiamando il cervo. Che c'è, cervo? Che c'è? Vabbè. Allora, ragazzi. Allora facciamo la chiusura come al nostro solito. Le nostre live le chiudiamo con il quad. Fermus, ma è vero. Infatti, io mi diverto tantissimo. Allora, vediamo un po'. Allora, ragazzi, io direi di fare al momento c'è cioè, Whoop-a-Run. Ah no, aspetta, Whoop-a-Run già l'ho fatto, se non ricordo male. Sì, lo facciamo a Snake. Allora, ci prepariamo. Allora, 90 Snake 90, ecco qua, vediamo se lo prende il comando. Allora, ringrazio come sempre tutti quanti voi per essere passati in live. Ringrazio in primis il mitico Fernbus, il mitico amico Fernbus 08 che oggi ci è venuto a trovare e ha sostenuto il canale con i bit. Ringrazio Ita 200. Oh, Ludovico carissimo, non ti preoccupare, sono io in realtà che oggi faccio un bel su anche all'amico Ludovico Sardigna. Olè olè, eccolo qua. E allora inizio a preparare il ride verso il canale, abbiamo detto, di Sneak. Vediamo un po' se è ancora online.
Eccolo qua. E allora, approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi della vostra compagnia. Ringrazio ancora una volta il mitico Fernbus per essere passato in live per i bitterini. Ringrazio Ludovico Sardegna che ci è venuto anche a salutare. Ringrazio Ita 2165. Ringrazio tutti quanti voi che avete guardato questa diretta. E ovviamente ringrazio voi che avete guardato questo video in replica su Twitch. Opla! Per voi che state guardando questo video su Twitch, la programmazione continua. Ovviamente questo video sarà disponibile su YouTube. Opla! Venerdì alle 12. Ovviamente vi lascio tutti i link dei miei canali social nella descrizione dei video qui su Twitch e su YouTube, e ovviamente anche il link del sito internet dal quale voi potete acquistare i giochi scontati fino al 70%. E allora, cari ragazzi, adesso facciamo il raid da Snake. Vi invito, come sempre. Stato buono, io grazie a tutti. È stato un piacere. Grazie a tutti. Stato buono, io. Siamo. Dove ci siamo? Ecco qua. Stato buono, io. Grazie ancora a tutti. Thank you so much. E ci vediamo domani mattina. Adesso chiudiamo il nostro bel video con il salto. Questo però dobbiamo cercare di farlo bene. Ecco qua. Oh via! Grande salto. Ecco qua, abbiamo fatto pure un po' di drift. Eccoci qua. Ok. Per voi che mi avete seguito fino al momento, io vi ringrazio. Ora vediamo se con la webcam riusciamo a salutarvi. Vediamo, ora non dovrebbe laggare. Ecco qua. Grazie mille a tutti ancora. Approfitto per ringraziarvi adesso di nuovo ancora una volta. Stato buono a tutti.